Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi cosa mangio in un giorno? Quindi partiamo dalla colazione. Sono le 9. Faccio colazione a quest'ora perché comunque prima porto la bimba a scuola, sistemo lei e poi appena alzata non riesco a fare colazione. E poi comunque devo prendere sempre il gassoprotettore, quindi devo aspettare comunque circa mezz'ora dopo averlo preso prima di mangiare. Ma colazione di stamattina ovviamente tè caldo con un pochino di limone poco poco spremuto, giusto per dargli il saporino. Ma stamattina... dolcetto fatto da me, ovviamente l'ho fatto ieri sera. Questo è fatto a forma di plum cake, però ecco, si può fare qualsiasi forma ed è non quello che ho fatto recentemente della Mulino Bianco, ma il mio classico torta allo yogurt con goccia di cioccolato. Quindi per chi vuole la ricetta, semplicemente 3 uova, 3 vasetti di farina, un vasetto di yogurt, io scelgo yogurt bianco per farlo così poi con le gocce di cioccolato, un vasetto e mezzo di zucchero, una bustina di lievito, una di vanillina, mescolate tutto insieme e montate bene e poi all'ultimo aggiungete a quanto volete le gocce di cioccolata. Oppure lo potete lasciare neutro oppure mettere all'interno anche dei pezzetti di mela, quindi sì, è versatilissimo. Oppure mettere un altro tipo di yogurt, io a volte lo faccio la vaniglia, a volte la frutta, dipende. Questa è una bella colazione sostanziosa perché tanto io comunque vado a camminare, faccio all'incirca 10-11 km, quindi direi che va bene, no? Ogni tanto alternarlo almeno una volta a settimana, diciamo, se faccio un dolce ci faccio colazione. Sono sempre a dieta, ma non esiste solo la dieta, ovviamente, quindi ci sono giornate in cui se decido di mangiare un qualcosa che non fa parte della mia dieta, la mangio perché non mi spara in testa nessuno, per cui nel senso va bene così. Io lo sto facendo non solo per un discorso di dimagrire, ma un discorso di altro tipo, la dieta, quindi non fissiamoci sulle cose, ok? Ci vediamo per il pranzo e buona camminata a me, buona mattinata a voi. Allora, siamo al pranzo, semplicissimo, sto già bollendo appunto l'acqua, adesso che vado a buttare il riso, insieme al riso butto giù i piselli questi qua surgelati, così utilizzo la stessa acqua e li tiro giù tutti, tanto per me e mio marito, mangiamo la stessa cosa oggi. E butto anche il riso, così cuociono insieme e non sto a sporcare 200.000 cose, giustamente, perché a volte mi viene da farli magari a parte o al vapore, ma poi dico alla fine, se le cuocio insieme risparmio le cotture e anche di sporcare altre cose. Intanto ci metto questi, poi decido un po' come arricchire poi il piatto. Intanto che questi cucinano, faccio un attimo mente locale e decido cosa aggiungere. Quindi ho scolato il riso con i piselli e ho aggiunto un pochino di pomodoro, quello sott'olio, tagliato a cubettini, e una scatoletta di tonno, ma considerate che è diviso tutto per due. E poi volendo si può arricchire il tutto, se uno gradisce, con la salsa questa qua ormai che noi usiamo abbastanza spesso, con agrodolce, diciamo, c'è poco peperoncino, quindi la tollero anch'io perché non è molto piccante, io ne devo proprio mettere però poca poca e dà quel saporino in più. Però è molto buono così a naturale con un girino di olio a crudo, semplice ma leggero e comunque saziante. Bene, per la cena di stasera intanto mi anticipo, considerate che ora sono le 2, perché a me questa, diciamo, torta salata piace poi fredda. Quindi, visto che avevo in scadenza la pasta sfoglia che mi scadeva fra un paio di giorni, quindi ho deciso di farla fuori, così unisco anche il pranzo del marito che quando mangia tardi questo qua appunto è buono freddo. La vado a fare semplicemente con delle zucchine, anche qua svuota frigo perché non sono zucchine fresche perché le ho completamente finite, ma sono quelle surgelate. Siccome che quelle surgelate a me non piacciono particolarmente perché rilasciano più acqua, quindi ho detto perché no, le metto all'interno appunto della torta salata. Semplicemente le ho fatte andare in
In padella con dell'olio e della cipolla, lo scongelate direttamente così cucinando le sale e pepe, poi ho aggiunto due uova e ho aggiunto un po' di formaggio in grana padano, ci starebbe anche bene un po' di pecorino, ma non ce l'ho più. Mescolo bene il tutto e semplicemente vado a metterlo nella pasta sfoglia. Intanto ho preriscaldato il forno a 180 gradi per all'incirca 35 minuti, 30-35 minuti, poi insomma uno controlla la doratura che preferisce, così diciamo io la preferisco mangiata poi fredda, ma ovviamente si può mangiare anche tiepida, calda, insomma a seconda dei gusti, quindi quello, per quello io la faccio molto in anticipo. Niente. Eccoci quindi, cena pronta. Questa appunto è la torta salata con le zucchine e poi contorno ho fatto semplicemente del finocchio crudo tagliato un pochino sottile con un po' di olio, sale e aceto balsamico. Un pochino di pane, ma perché ce l'ho, perché li ho fatti oggi come ricetta, il pane alle olive. La mia bimba sta mangiando anche lei un pochino della torta salata e poi lei ha il tenerone. E niente, quindi questa è la nostra cena. Per cui non avete visto la merenda, ma perché tendenzialmente non riprendo la merenda, comunque era della frutta. Niente, spero che anche questo video, cosa mangio in un giorno semplice semplice, vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!